già vedo collegato con noi il nostro Raffaele De Lucia. Buongiorno Raffaele, dove sei? Ciao Diletta, buongiorno. Questa mattina sono alla 26esima edizione della Borsa del Turismo Archeologico di Paestum, un'edizione molto ricca che vede ovviamente la regione Campania capofila per la promozione proprio del turismo archeologico. Presente questa mattina l'assessore Felice Casucci, che ha parlato dell'importanza del turismo nella nostra regione, che negli ultimi tempi, soprattutto nella città di Napoli, ma anche nei siti archeologici come quello di Paestum, come quello dei Campi Flegrei, sta avendo un grande successo soprattutto tra i turisti stranieri. Una fiera molto vivace, presenti tanti stand provenienti da tutto il mondo, anche dalla Cina, che ha uno stand abbastanza grande. E tra gli argomenti di cui si tratta all'interno della fiera c'è quello dell'Art Bonus, un percorso importante per i comuni, per la regione Campania anche, per poter sfruttare dei fondi provenienti dai privati per poter restaurare monumenti, statue e quant'altro. Alle mie spalle, come vedi, c'è proprio uno dei momenti in cui l'Art Bonus è stato utilizzato nel comune di Napoli con il restauro delle statue della Villa Comunali, che sono state restaurate da Max, i mecenati per l'arte, il cinema e lo sport, presieduti da Roberto Dante Cogliandro. E proprio Roberto Dante Cogliandro lo abbiamo intervistato, e se tu sei d'accordo manderei il contributo filmato. Abbiamo voluto realizzare questi panel sostanzialmente di concerto anche col Comune di Napoli, anche col Ministero dei Beni Culturali, in cui da Napoli, oggi città del turismo, città della cultura, basta passeggiare per Napoli, sembra una città riscoperta, insomma, turismo veramente, insomma, a livelli altissimi, si può girare l'Italia e la Campania affinché appunto il mecenatismo diventi un qualcosa di fondamentale per il restauro del patrimonio storico-artistico. E questo, come associazione Max, Mecenati per l'Arte, il Cinema e lo Sport, siamo impegnati fortemente da circa 4 anni. Il prossimo progetto che porterete avanti dopo quello delle statue di Villa Comunale, quale sarà? Il prossimo progetto è un progetto fatto a Pompei insieme al Vescovo, insieme al sovrintendente Zugbrunger, rispetto al quale vogliamo ristrutturare una parte della navata della cattedrale, il santuario di Pompei. Questo sicuramente è una delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo con difficoltà, precisando che al sud purtroppo Art Bonus funziona poco, e quindi dal sud, che può essere il motore dell'Italia, il paradigma dell'Italia in versione di tendenza, può ripartire l'Art Bonus, un motore forte dove al nord con pochi beni culturali e poche statue funziona, al sud stranamente con molte opere d'arte funziona poco. Viene presentata questa mostra che nasce con un'iniziativa itinerante. L'idea della mostra è proprio quella di partecipare la comunità tutta di questo atto di mecenatismo di questa associazione, che è presieduta dal notaio Roberto Dante Cogliandro, che sulla base dell'utilizzo del meccanismo dell'Art Bonus è riuscita a restaurare, grazie all'intervento di Ambra Restauri, le statue, le 8 statue neoclassiche della villa, all'apertura della villa di Piazza Vittoria in Napoli, ed è una mostra bellissima che ripercorre la storia di Max, un'associazione che nasce, tra poco decorreranno i 5 anni, il 14 novembre del 2019. Se non ci sono altre domande, io ti restituisco la linea e ti saluto da Paestum. Grazie Raffaele De Lucia, noi ci vediamo domani sempre qui a Canale 8 con Mattina Live.